Allora, dicevamo, ieri abbiamo dato la definizione della finita e di integrale secondo Riemann. Adesso non abbiamo avuto modo di dare degli esempi, adesso diamo degli esempi. Daremo due esempi, diciamo, in cui facciamo vedere che una certa funzione è integrabile secondo Riemann e calcoliamo anche l'integrale, usando letteralmente la definizione. E faremo vedere invece un esempio di una funzione che non è integrabile secondo Riemann. Dai, non cominciamo così perché già il rumore dell'elemento è alto. Esempio, primo esempio. Allora, f di x uguale x, se x è compreso tra 0 e 1, 0, se x appartiene a R meno 0. Ah, facciamolo così. Quindi allora vogliamo vedere che la funzione integrabile secondo Riemann, l'integrale su R di f di x x, in questo, diciamo la f di questo esempio, vale 1/2. Allora, come è fatta la mia funzione? La mia funzione vale 0, tranne che nell'intervallo 0,1, dove assume il valore x. Quindi questo grafico della funzione tra 0 e 1 è il segmento di bisettrice del primo terzo quadrante, del primo quadrante, diciamo tra i punti 0, 0 e 1, 1. In verità il punto 1, 1 non appartiene al grafico perché per comodità vedremo perché è comodo, ho preso la funzione uguale a x solo nell'intervallo semiaperto. In verità, se la prendessi uguale a x nell'intervallo chiuso, la funzione sarebbe integrabile, l'integrale non cambia, non cambierebbe. Diciamo, l'integrale farebbe sempre 1/2. Ok, allora dobbiamo dimostrare questa funzione integrabile. Ora facciamo un'osservazione di carattere generale. F, diciamo, proposizione. F è integrabile secondo Riemann su R, scriviamo così, la R script sta per Riemann, se e solo se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste phi si a scalino tali che phi è minore o uguale di F è minore o uguale di psi, e tali che inoltre l'integrale su R di psi di x in dx meno l'integrale su R di phi di x dx è, diciamo, minore di epsilon. Ora naturalmente questa differenza dei due integrali è uguale all'integrale della differenza, perché sulle funzioni a scalino abbiamo già dimostrato che modulo problemi di rappresentazione che non abbiamo magari discusso in tutti i dettagli, ma abbiamo già dimostrato che l'integrale è quello che si chiama un funzionale lineare. Funzionale lineare significa che l'integrale della somma, la somma degli integrali, se moltiplica una funzione con una costante, la costante si può portare fuori del segno di integrale. Ok, la dimostrazione è banale. Dim F è integrabile secondo Riemann se e solo se, per definizione, il sup dell'integrale di phi tali che phi appartiene a S meno
diciamo, le funzioni a scalino minore uguale di f, s meno di f, uguale all'estremo inferiore degli integrali delle funzioni a scalino maggioranti la funzione f. Ma questa era, se vi ricordate, la classe numerica che chiamavamo A meno, e questa era la classe numerica che chiamavamo A più. Ma l'estremo superiore della classe numerica degli integrali delle funzioni a scalino maggioranti è uguale a questo estremo inferiore se e solo se le classi sono contigue. Quindi se e solo se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste lambda appartenente ad A meno, mu appartenente ad A più, tali che mu meno lambda è minore di epsilon. Ma questo è esattamente, vuol dire che esiste phi a scalino phi minore uguale di f psi a scalino psi maggiore uguale di f, tali che l'integrale di psi di x meno l'integrale di phi di x è uguale a, vabbè, questo deve essere uguale a mu e questo deve essere uguale a lambda, quindi questo deve essere uguale a mu meno lambda, e quindi è meno di epsilon, che è esattamente quello che volevo dimostrare. Cercate di capire l'idea. Le classi sono contigue quando? Quando ci sono degli elementi molto vicini. Cioè questa condizione è qua. Ma mu è un elemento di A più, che significa? C'è una funzione a scalino maggiorante la f che è tale che l'integrale fa mu. Lambda è un elemento di A meno, vuol dire che c'è una funzione a scalino tale che l'integrale di phi fa lambda. Allora la prima la chiamo psi, la seconda la chiamo phi, l'integrale della differenza deve essere minore di epsilon. Sono tutti se e solo se, e quindi siamo arrivati a questa osservazione. Ok, quindi non solo possiamo aggiungere come osservazione inoltre, vabbè, è inutile scriverlo, si sa, inoltre ogni volta che troviamo phi e psi in quel modo è chiaro che l'integrale di f per definizione sta in mezzo tra l'integrale di phi e l'integrale di psi, quindi se troviamo questi due valori mu e lambda è chiaro che indirettamente a meno di epsilon abbiamo anche trovato l'integrale di f, quindi noi sappiamo che l'integrale di f è compresa da lambda e mu, e quindi il valore, l'incertezza sull'integrale di f è al massimo epsilon. Ok, adesso torniamo all'esempio. Ma per far vedere che la classe degli integrali delle funzioni semplici maggioranti e che degli integrali delle funzioni semplici minoranti, vedete quante volte lo ripeto, un integrale di una funzione è definito con estremo superiore di integrali di funzioni a scalino, estremo inferiore di integrali di funzioni a scalino, cioè patate con patate, fagioli con fagioli. Con gli integrali delle funzioni a scalino ci faccio, facendo estremo superiore e inferiore, ci faccio integrare delle altre funzioni. Non è uno schema complicato, cercate di comprenderlo, perché costruiremo molte cose a partire da questi ragionamenti. Allora dicevo, se voglio adesso la mia funzione non è a scalino, allora cosa faccio, cosa devo fare teoricamente per dimostrare che integrale, che sia integrabile secondo Riemann? Se mi voglio ottenere la definizione devo trovare delle funzioni a scalino minoranti e maggioranti tali che l'integrale della differenza sia piccola. Allora cosa faccio? Prendo un numero n e divido
il mio intervallino in tanti punti. Allora c'è un intervallino 0,1, allora x con 0 uguale a 0, x con 1 uguale 1 su n, x con h uguale h su n, fino ad arrivare ad x con n che vale 1. Anzi, possiamo dire x con 0 minore di x con 1, minore di x con 2, minore di x con h, minore eccetera eccetera, minore di x con h. Questa è una successione, diciamo, no, è una successione finita, sono n più 1 punti. Adesso sull'intervallo x con j, x con i più 1, anzi, per meglio dire, x con i meno 1, x con i, la mia funzione f quanto vale? Beh, la mia funzione f vale x. Allora, se io prendo un intervallo che va da x con i a x con i più 1, beh, sicuramente la funzione vale più di x con i, più di x con i meno 1, ho riscritto un'altra volta, vale più di x con i meno 1 e meno di x con i. Quindi sull'intervallino iesimo io posso approssimare dal basso con questa costante e dall'alto con questa costante. Quindi io qua ci posso mettere x con i meno 1, qua ci metto la funzione caratteristica di questo intervallo e qua ci metto x con i meno 1. Questa è una funzione, è il multiplo di una funzione caratteristica, quindi è una funzione a scalino, però non è, diciamo, quella di sotto, questa qui è più piccola della f, questa qui è più grande della f, ma solo in questo intervallino. Se vado fuori di questo intervallino non è più grande della f. Allora cosa devo fare per ottenere una funzione a scalino minorante e una funzione a scalino maggiorante? Devo ripetere questo discorso per ogni i e poi devo fare la sua. Se io ripeto questo discorso per ogni i, da 1 fino a n, e qui in mezzo c'è la mia f. Oh, questa maggiorazione è scritta così, vale su tutto r. Perché? Beh, basta guardare, se sto al di fuori dell'intervallo 0, 1 è tutto 0. Questa funzione vale 0, questa vale 0, questa vale 0. Gli intervalli sono a 2 e 2 disgiunti, quindi se sto nell'intervallo 0, 1 devo vedere in che intervallo sto. Mettiamo di stare all'intervallo iesimo, allora nell'intervallo iesimo questa funzione vale x con i meno 1, la funzione f è compresa tra x con i meno 1 e x con i, e la funzione di sopra e invece vale x con i. Allora, se voglio essere più esplicito, posso anche scrivere chi sono i valori di x con i, quindi posso riscrivere quella disuguaglianza come serve. Oh, le somme, gli indici sono giusti perché se io uguale a 1 l'intervallo parte da 0, parte da x con 0 che vale 0 e arriva a x con 1, se io uguale a n parte da x con n meno 1 e arriva a x con n, cioè sono gli ultimi, l'ultima coppia, diciamo gli ultimi due punti della sequenza. Se voglio riscriverlo più esplicitamente posso scrivere somma per i che va da 1 fino a n, se vi ricordate x con i, x con h era h su n, quindi x con i sarà i su n, quindi x con i meno 1 sarà i meno 1 fratto n,
per la funzione caratteristica dell'intervallino che va da i meno 1 fratto n a i fratto n. Questa è minore o uguale della mia funzione f, che è minore o uguale della somma per n che per i che va da 1 a n di i fratto n per la funzione caratteristica di i meno 1 fratto n. Ora, adesso questa vuole essere la mia phi e questa vuole essere la mia psi. Cioè questa è una funzione a scalino minorante, questa è una funzione a scalino maggiorante. Adesso se vogliamo, se andiamo a fare psi meno phi quanto fa? Beh, siccome sono entrambe rappresentate in base alla stessa suddivisione, cioè in base agli stessi punti qua, basta fare la differenza delle costanti. Quindi su ogni intervallino la funzione caratteristica dell'intervallino è la stessa, faccio la differenza tra i valori che sono delle costanti che ci sono davanti, devo fare i su n meno i meno 1 fratto n. Quindi dovrei scrivere somma per i che va da 1 a n i su n meno i meno 1 fratto n per la funzione caratteristica dell'intervallino i meno 1 fratto n i su n uguale questa differenza quanto fa? 1 su n e non dipende da i e quindi la posso portare fuori e cosa mi rimane? Mi rimane la somma prima che vada 1 a n delle funzioni caratteristiche di questi intervallini, ma questi intervallini sono giustapposti, cioè dove finisce uno inizia l'altro, quindi la somma di queste funzioni caratteristiche non fa altro che la funzione caratteristica dentro l'intervallo 0. Cioè, se andate a fare la differenza della funzione di sopra e della funzione di sotto, vi trovate che la differenza vale esattamente 1 su n ed è costante su tutto l'intervallo 0, 1, segnato. Fuori l'intervallo 0, 1 vale 0. Ci siamo fino a qua? Problemi, dubbi, perplessità, incertezze? Se ci sono, cacciatele adesso. Questo continuiamo. Pertanto, se adesso io vado a fare, mi serve un po' di spazio, lo ricavo qua sotto, se adesso vado a fare l'integrale su R di psi di x meno l'integrale su R di phi di x in dx, questo è uguale all'integrale su R di 1 su n della funzione 1 su n per la funzione caratteristica di 0, 1 x. Ma questa è una funzione a scalino particolarmente semplice, è una costante su per una funzione caratteristica di intervallo, quindi l'integrale vale il valore della costante moltiplicato per la lunghezza dell'intervallo. La lunghezza dell'intervallo fa 1, quindi questa integrale viene 1 su n. Quindi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fissato n e in dipendenza da n abbiamo costruito queste funzioni. Teoricamente qua dovevamo mettere fi con n e psi con n perché queste funzioni dipendono da n, però non l'abbiamo voluto fare per non appesantire la nazione. L'integrale, questa è una funzione a scalino maggiorante, questa è una funzione a scalino minorante, l'integrale della differenza viene 1 su n. Allora, è molto semplice, io aggiungo a questo ragionamento sia epsilon maggiore di 0, esiste un n tale che 1 su n è minore di epsilon, ho dimostrato che la mia funzione è integrabile secondo gli, ho fissato un epsilon arbitrario. Se scelgo n abbastanza grande, allora se scelgo n abbastanza grande questa differenza di questa integrale è minore di epsilon, che per la proposizione che abbiamo dimostrato poc'anzi mi dice che la funzione è integrabile. Se voglio invece vedere quanto fa l'integrale, io ho anche promesso di dimostrare che l'integrale faceva un mezzo, devo faticare un attimo di più. Invece di fare direttamente l'integrale della differenza,
proviamo a fare l'integrale di phi. O l'integrale, no, l'integrale di psi è più facile. Io so che l'integrale di psi meno l'integrale di phi fa 1 su f. Ma quanto fanno? Allora, per esempio, l'integrale di phi della funzione phi, scusate, psi che avevo costruito maggiorante, a scalino maggiorante la f, era la somma che lì che va da 1 fino a n. Come si fa l'integrale di una funzione a scalino? Questa è la funzione psi. Devo fare, qui era i, x mi valeva i su n, qua c'era la funzione caratteristica di meno 1 su n, i su n. E ho scritto più esplicitamente lì, adesso lo ricacciate. Quindi psi è fatta così. Come si fa l'integrale di una funzione a scalino? Bisogna fare, siccome questa è la somma di costante per funzione caratteristica, bisogna fare la somma di costante per la lunghezza dell'intervallino. Quindi devo fare i su n che moltiplica i su n meno i meno 1 su n. Attenzione, può sembrare una cosa stupida, ma quando io perciò, diciamo, state attenti quando c'è la chi, perché questa è la funzione, quella è il suo integrale, ci si può confondere perché qua ci stanno le parentesi chiusa a sinistra, aperta a destra, qua ci sono ancora, c'è una parentesi perché semplicemente devo fare la differenza prima di fare la moltiplicazione. Allora uno potrebbe pensare che anche qui siamo in presenza di un intervallo, no, qua c'è una semplice differenza perché questo valore è meno questo altro valore. Quindi questo è uguale a somma per i che va da 1 a n, questa differenza fa 1 su n, per questo n che sta fuori fa 1 su n quadro, e devo fare la somma di i. Ma la somma di i per i che va da 1 a n che cosa rappresenta? Rappresenta la somma dei primi n numeri, Natu? E quanto fa? Fa n per n più 1 mezzi, poi ci devo aggiungere n quadro che c'era fuori. Quindi quando andate a semplificare trovate che avete 1 più 1 su n mezzi. Quindi come vedete, oppure se preferite, un mezzo più 1 su 2n, questa è l'integrale di psi. E l'integrale di phi quanto fa? Della funzione che approssimava la f da sotto. Beh, se vi ricordate, questo integrale era, la differenza rispetto all'integrale di psi era 1 su n, cioè era 1 su n più piccolo, quindi devo prendere l'integrale di psi e ci devo togliere 1 su n. Quindi se andate a fare la differenza vedete che viene 1 mezzo meno 1 su 2n. Beh, anche visivamente ci troviamo, nel senso che vedete, quando faccio l'integrale di phi, perdo l'area di tutti questi triangoli. Quando faccio invece l'integrale di psi, guadagno l'area di quegli altri triangolini, ma quelle due, diciamo, quei triangolini sono sempre uguali, quindi l'area che perdo da una parte è uguale all'area che guadagno dall'altra parte, quindi ci troviamo col fatto che l'integrale finale sarà un mezzo. Vedete, non solo che viene approssimato con la stessa, con lo stesso errore sia dal basso che dall'alto. Ma in ogni caso questo è giusto per, come dire, per controllo, perché come si fa l'integrale di f? Dal basso ho un mezzo meno 1 su 2n, adesso mi ricordo che phi dipende da n, quindi la chiamo phi con n. Faccio tendere n a infinito, quindi se volete l'estremo superiore dell'integrale delle funzioni a scalino dal basso è maggiore o uguale di un mezzo, perché ci sono tutte queste funzioni a scalino che minorano la funzione f dal basso e che hanno integrali che tendono a un mezzo. Per lo stesso motivo l'estremo inferiore degli integrali delle funzioni a scalino dall'alto è più piccolo dell'estremo inferiore di questi valori qua, ok?
questo sistema inferiore di questi valori qua al valore di n fa un mezzo, perché quella successione tende a un mezzo dall'alto, e quindi cosa ho ottenuto? Ho ottenuto nuovamente che la mia funzione è integrale di seconda riva, ma questa volta posso essere più preciso, posso dire che l'integrale della mia funzione fa un mezzo. Qualcuno può essere giustamente scettico, dice ma tutto sta ambaradan per ricordarsi che l'area di un triangolo è base per l'altezza di iso 2. Questo triangolo, questa è un'area base 1, altezza 1, diviso 2, l'area fa un mezzo. È vero, tutto questo ambaradan per dimostrare che diciamo, l'area di quel triangolo fa un mezzo, quindi non abbiamo fatto neanche nel caso generale, anche se nel caso generale è poco diverso da questo per un triangolo. Però si fa perché è uno schema potente da tenere comunque in mente, perché noi avremo milioni di metodi, milioni no, diciamo molti metodi per cercare di calcolare o di approssimare un'integrale, e li vedremo diciamo a partire dai prossimi giorni, ma non solo nei prossimi giorni, anzi a partire da oggi. Aspetta, fammi finire i discorsi e poi. Però non dimenticatevi mai che se io ho il grafico di una funzione che è fatto così, se il grafico di una funzione è fatto così, beh, è evidente che diciamo, l'integrale di questa funzione fuori dell'intervallo 1,7 vale 0, è evidente che l'integrale di questa funzione deve essere compreso tra 12, cioè 6 per 2, e 30, cioè 6 per 5. Se poi facciamo un'approssimazione fatta un po' meglio, scopriamo per esempio che sarà, che ne so, compreso tra 18 e 17 e 18, mettiamo. E questo fatto a cosa serve? Beh, serve perché poi quando andiamo a fare il calcolo, può darsi pure che il calcolo non si possa fare, allora magari la cosa migliore che posso dire è sempre che l'integrale è compreso tra 17 e 18. Oppure serve che, perché io faccio il calcolo, sbaglio qualcosa, l'integrale mi viene 32, e allora dico no, boes, perché l'integrale deve essere compreso tra 17 e 18. Oppure può essere che l'integrale lo faccio calcolare al computer, approssimato ovviamente, e se il computer mi risponde 42,7, io dico sì, vabbè, diciamo rifacciamo meglio, perché sicuramente ho fatto degli errori. Se invece mi risponde 17,23,54,32, allora probabilmente è esatto. Domanda? La costante di I su n? La costante di psi era I su n, sì. I su n. Ma io venuto un po' male. Era il valore della funzione. Sull'intervallino iesimo, la funzione intervallino iesimo andava da I meno 1 su n a I su n, quindi il valore dall'alto era I su n. Un'ultima annotazione: perché avevamo preso l'intervallo semiaperto? Perché nel punto 1 l'ultimo intervallino in 1 non ci arrivava, perché l'ultimo intervallino andava da 1 meno su n fino a 1 escluso, perché le nostre funzioni sono funzioni caratteristiche multipli di funzioni caratteristiche di intervalli semiaperti a destra. Il problema è, se voglio anche il punto 1, che cosa succede? Ci devo mettere un pochino in più nell'ultimo intervallino, non lo devo far finire a 1, lo posso far finire per esempio a 1 più 1 su n. È solo un problema tecnico, alla fine quando andiamo a fare gli estremi superiori e gli estremi inferiori viene sempre un mezzo, perché quel pochino che mi sporco in più poi lo faccio quando n aumenta, posso, cioè non lo devo fare fino a 1,1, no? Perché se lo faccio fino a 1,1 magari le cose non funzionano. Lo farò
fino a un po' più di 1, e questo po' più di 1 posso anche quello regolarlo in base a n e farlo tendere a 0. Quindi diciamo lì subentra soltanto un problema di carattere tecnico, ma si arriva esattamente allo stesso risultato. Poi lo dimostriamo anche in generale, no? Che cambiando una funzione di numero finito di 2 l'integrale non cambia. Adesso andiamo a vedere quest'altra funzione, esempio 2. Questo esempio è quasi del tutto analogo a quello precedente, quindi stavolta la funzione vale, diciamo, fuori dell'intervallo 0,1 vale sempre 0, dentro l'intervallo 0,1 però vale x quadro, quindi la funzione ha questo grafico qui. Adesso che faccio? Il punto 1 però vale 0, e faccio come prima, cioè creo la stessa suddivisione, quindi prendo x con 0 uguale 0, minore di x con 1 uguale 1 su n, minore di x con i uguale i su n, minore di x con n uguale 1. Il problema qual è? Che adesso nell'intervallo i meno 1 fratto n i fratto n, qui ci metto le funzioni caratteristiche e ci metto solo la costante davanti, nel senso che nell'intervallo i meno 1 su n i fratto n dall'alto e da basso vorrò approssimare con una costante, però stavolta se questo è i meno 1 fratto n e questo è i fratto n, qual è la costante con la quale posso approssimare dal basso e qual è la costante con la quale posso approssimare dall'alto? Beh, siccome la funzione è crescente, un valore che è sicuramente minore della funzione sul mio intervallino è il valore della funzione f nel primo punto dell'intervallo, ma quello quanto fa? Siccome la funzione è al quadrato, fa i meno 1 fratto n al quadrato. Per lo stesso motivo la mia funzione è un intervallino, oltretutto poi l'intervallo è semiaperto, ma anche se fosse chiuso, la mia funzione è minore o uguale del valore della funzione nel punto di destra, sempre perché tra 0 e 1 la funzione è crescente. Ma sul punto di destra dell'intervallo la funzione vale i fratto n al quadrato. Allora quindi qua devo scrivere i meno 1 quadro fratto n quadro, e poi fare la somma per i che va da 1 fino a n, questo risulta minore o uguale della mia funzione f, che risulta minore o uguale della somma per i che va da 1 fino a n di i quadro fratto n. Allora, questa è la mia funzione psi, psi con n per meglio dire, e questa è la mia funzione f. Queste sono funzioni, questa è una funzione a scalino maggiorante la f, questa è una funzione a scalino minorante la f. Ok? Adesso andiamo a fare l'integrale di psi con n. Allora, cosa devo fare? Come prima applico la definizione. L'integrale delle funzioni a scalino si fanno così: somma per i che va da 1 a n, in questo caso, di i quadro fratto n quadro per, questa è la costante che vale su questo intervallino, quindi devo moltiplicare la costante per la lunghezza dell'intervallino, ma la lunghezza dell'intervallino l'avevamo già vista prima, faceva 1 su n, quindi qua mi fa 1 su n cubo per la somma per i che va da 1 fino a n di i quadri. N quadro l'ho portato fuori insieme alla n, n quadro per n fa n cubo, lo porto. Ho una n dalla lunghezza dell'intervallino, un n quadro dai quadro su n quadro, porto fuori e mi rimane la somma di n. Ho portato fuori della somma tutto ciò che non dipende da n. Questa che cos'è? È la somma dei quadrati dei primi
n numeri naturali. Se vi ricordate, questa fa n, abbiamo fatto l'esercizio a suo tempo, eh? Per n più 1, per 2n più 1, fratto 6. L'avevamo dimostrato per induzione. E abbiamo fatto vedere che, diciamo, era una somma che per induzione si riusciva a dimostrare, diciamo, a calcolare, a dimostrare. Insomma, prima diciamo, la formula ce la trovavamo per interpolazione. Diciamo, avevamo visto i primi tre casi, avevamo ipotizzato che ci fosse una formula del tipo AN quadro più BN più C, ci eravamo ricavati le costanti. E poi la formula, una volta, diciamo, come dire, ipotizzato con successo che era quella, l'avevamo dimostrata per induzione. E abbiamo fatto vedere che sostanzialmente non era come la somma dei primi n numeri naturali, se vi ricordate, cioè non c'era l'idea di Gauss, insomma, la dimostrazione per induzione non aveva grosse alternative. Va bene, allora se adesso andiamo a semplificare, intanto qui c'era un n cubo, non n, quindi un n si può semplificare con n cubo, quindi qua mi rimane un sesto, anzi un terzo, 1 più 1 su n per 1 più 1 su 2n. Cosa ho fatto? Una n, mi sono rimaste 2n, una la semplifico con questa e una la semplifico con questa. Qui però invece di dividere per n divido per 2n, cioè semplifico anche un 2 col denominatore. Allora semplificando un 2 col denominatore il semi diventa 3, poi qua dividendo per n diventa 1 più 1 su n, qua dividendo per 2n diventa 1 più 1 su 2n. Uguale un terzo, qua mi viene 1 più 1 su n più 1 su 2n fa 3 mezzi n, 3 fratto 2n, scusate, più 1 su 2n. Vabbè. Siamo andati al contrario. Procedura bustrofedica. Ok? Semplicemente ho sviluppato. Va bene. Quindi questo numero quanto fa? Se preferite fa ancora un terzo più 1 su 2n più 1 su 6n uguale. Questa è l'integrale di psi, di psi con n. Ah, secondo voi quale sarà l'integrale della mia funzione f? Sarà un terzo, no? Come vedete, quello è un terzo più qualcosina, quel qualcosina tende a 0. Andiamo a fare l'integrale di φ con n. Allora, φ con n è questa qui, l'integrale su r di φ con n di x in dx uguale a somma per i che va da 1 fino a n di meno 1 al quadrato fratto n quadro per 1 su n, quindi uguale 1 su n cubo per somma per i che va da 1 fino a n o va da 0 fino a n meno 1 di quadro. Ho semplicemente portato tutta la n fuori, poi ho scalato gli indici di 1, scalando gli indici di 1 i meno 1 diventa i, e però i non parte da 0, da 1 arriva a n, ma parte da 0 arriva a n meno 1, oppure parte da 1 arriva a n meno 1, perché tanto il quadrato di 0 fa 0. Quindi qual è il risultato? Qui abbiamo invece, sotto abbiamo n cubo, sopra invece di avere n per n più 1 per 2n più 1 abbiamo n meno 1
per n per 2n-1 sempre fratto 6 uguale procedendo come prima una n si semplifica, poi viene 1 meno 1 su n il terzo 1 meno 1 su n per 1 meno 1 su 2n, quindi mi viene un terzo meno 3 su 2n più 1 su 2n. E questa è l'integrale di Fibonacci. Ora vedete che per n che tende a infinito tendono entrambi a un terzo, quindi che vuol dire? Che l'integrale della f deve stare sempre in mezzo tra questi valori. Siccome tendono entrambi a un terzo, vuol dire che l'estremo superiore dell'integrale della funzione a scalino minorante è uguale all'estremo inferiore dell'integrale della funzione a scalino maggiorante, quei due valori coincidono col valore di un terzo, e quindi l'integrale della mia f, l'integrale su r di x quadro per la funzione caratteristica di 0, 1 di x in dx, questo rimanendo non è 2n, 1 fratto n cubo, per n per 2n, no, perché qua devo fare il doppio di questo 2n più 1 e il doppio di questo più 1, il doppio di n-1 è 2n-2 più 1 fa 2n-1. Un altro modo, se ti ricordi, questo numero è sempre dispari, se ci metto 2n è pari, si vede subito. Ma mettici qualche n e vedi che funziona. Ora la voglio riscrivere la mia approssimazione, vi voglio far osservare anche un'altra cosa, voglio lasciare la figura. Io so che l'integrale della mia f è scusate 6n quadri, ho sbagliato a moltiplicare, una dissimmetria o no? E qual è la dissimmetria che si può notare? Allora, mentre nella, diciamo, alla fine questa integrale vale, varrà un terzo, l'abbiamo già dimostrato. Allora, se vi ricordate, prima avevo un mezzo di, a sinistra veniva un mezzo meno 1 su 2n, a destra veniva un mezzo meno più 1 su 2n, quindi l'approssimazione che ottenevo dal basso e dall'alto era della stessa, diciamo, la differenza con l'integrale di f era la stessa. Stavolta non solo l'approssimazione è peggiore, è 3 su 2n meno di qua e più di qua, ma c'è anche un altro termine, solo che questo termine è positivo da tutte e due le parti. Che vuol dire? Che l'approssimazione sia peggiore ci può stare. Perché ci può stare? Perché quando vado a fare queste scatoline, vedete, ci sono dei posti dove l'approssimazione è migliore. Questo qua è lungo 1 su n, questo qua è praticamente l'altezza è 1 su n quadro. Però ci sono anche dei posti dove l'approssimazione peggiori, quindi complessivamente diciamo la somma della differenza delle aree quanto fa? Fa 3 su n, perché devo fare questo numero qua meno questo numero qua, l'unica cosa che rimangono sono la differenza, diciamo la somma dei due valori che avevano cambiato su, quindi il doppio del valore che aveva cambiato su, quindi fa 3 su n, quindi l'approssimazione è peggiorata di 3 volte, no, di una volta e mezza, scusate, che prima era 1 su n, stavolta è 3 su 2n. Però notiamo anche
che una delle due approssimazioni è migliore dell'altra. Qual è migliore? Quella di sotto o quella di su? Insomma, qual è più vicino a un terzo? Questo numero o questo? Chi è più vicino a un terzo? Il numero di sinistra o il numero di destra? Quello di sinistra, perché quando io qua ci metto meno, ci metto un terzo, per il valore di riferimento, poi ci metto meno e mi sto allontanando, ci metto più e mi sto riavvicinando, qua invece mi sto allontanando ancora. È chiaro? Quindi è più efficiente quella di sotto. E ci sarà un motivo? Il motivo è presto detto. Se andate a guardare la singola scatolina, faccio un ingrandimento della singola scatolina, la funzione qua dentro era sempre x quadro. Allora, se prendete la diagonale del mio rettangolo, allora come vedete l'area che diciamo sto perdendo nell'approssimazione da sotto non è più uguale all'area che sto aggiungendo nell'approssimazione da sopra, perché sarebbe uguale se il grafico della mia funzione fosse esattamente diciamo lungo la diagonale. Siccome c'è questo pezzetto, questo qui che ho riempito, l'altro è meglio lasciarlo soltanto così sfumato, allora, questo pezzetto diciamo è un pezzetto che, siccome il grafico della mia funzione scende al di sotto della diagonale, questo pezzetto qui viene sottratto all'area di sotto e aggiunto all'area di sopra, il che rende l'approssimazione da sopra meno efficiente. Questo è un fatto generale, cioè ogni volta che nella mia scatolina, cioè dove approssimo la funzione con una costante dal basso e una costante dall'alto, la mia funzione è commessa, l'approssimazione da sotto è più efficiente di quella da sopra. Ogni volta che la funzione è concava, è più efficiente l'approssimazione dall'alto, cioè l'approssimazione dall'alto sarà più vicina al valore dell'integrale. Questo non è che ci serve a grandi a fare i conti, però può essere anche lì un controllo. Cioè, se io, evidentemente, se volevo per esempio dire quanto era l'integrale, non lo sapevo, però sicuramente la funzione sta al di sotto della funzione x, l'integrale della funzione x tra 0 e 1 l'avevo calcolato prima, cioè 1 mezzo, quindi l'integrale della funzione x quadro è compreso tra 0 e 1 mezzo. Invece di dire compreso tra 0 e 1, siccome questa, diciamo, è un qualcosa che può aiutare anche questa osservazione, può aiutare in molti casi a fare degli esercizi. Vediamo un po' in due minuti invece un esempio di una funzione che non è integrabile secondo me. Ok, quindi esempio 3. Allora, cosa, prima di fare l'esempio 3, cosa abbiamo ricavato dall'esempio 2? Beh, abbiamo ricavato che diciamo è un po' più significativo l'esempio 1. In questo caso noi abbiamo calcolato l'area di un pezzo di piano compreso tra una parabola, tra un pezzo di parabola e diciamo e due segmenti, uno verticale e uno orizzontale. Quell'area fa un terzo. È già qualcosa. Questo la geometria elementare non ce lo dice. Va bene? Però
per chi per esempio ha fatto già gli integrali allo scientifico, non di, insomma, sì, chiaro che l'integrale è facile, si può fare in una frazione di secondo anche senza fare nessun errore. Tuttavia, ripeto, non dimenticatevi mai le definizioni, perché se non conoscete le definizioni, alla fine non andate da nessuna parte. L'integrale è definito così. Ci sono altri modi uguali di definirlo, non è che è l'unico modo, però l'integrale è fatto così. Quindi, quando non sapete che pesci pigliare perché a un certo punto c'è diciamo qualcosa che vi diciamo disturba nell'esercizio, in quello che vi viene proposto, ricordatevi sempre le definizioni, avete sempre una via sicura verso uscire dai problemi. Poi dopodiché noi troveremo, ripeto, molti metodi per fare più efficientemente gli integrali. In particolare, per quanto questo esempio fosse più significativo, abbiamo dovuto fare ricorso a una somma che era più sofisticata, cioè dovevamo conoscere la somma dei quadrati dei primi n numeri naturali, cosa che la conoscevamo per carità perché avevamo fatto esercizio all'inizio dell'anno, però non era così intuitiva come l'altra. Allora il problema è, e se diciamo, e se prendo una funzione qualunque, allora diventa un problema. Un problema farlo a mano, però nulla mi vieta, ripeto, di farlo in maniera approssimata con un calcolatore. Il calcolatore, per esempio, quando vuole calcolare l'integrale di una funzione, non opera, diciamo, con i rettangolini come abbiamo fatto noi per la definizione, opererà con i trapezzi. Cioè invece di calcolare l'area dei rettangolini che diciamo stanno sotto i grafici della funzione e i rettangolini della funzione che sta al di sopra della f, opererà calcolando la somma di aree di trapezzi con una... Questa è la formula di Cavalieri-Simpson. Però è una cosa molto semplice che diciamo il calcolatore può fare molto velocemente. Quando fa la somma, invece di avere quindi un'approssimazione dall'alto, un'approssimazione dall'alto, dal basso e dall'alto, il calcolatore farà questa somma e vi dirà direttamente un'approssimazione del basso. Il nostro è, diciamo, questo è più preciso nel senso che normalmente viene meno, la differenza viene minore rispetto al risultato finale, ma il nostro è più sicuro perché tu sai che da sotto è tot, dall'alto è tot e quello deve stare in mezzo. Invece quando tu dici fai la somma dell'area di questi trapezzi e dici l'area fa 3,7, mo adesso l'integrale è di più di 3,7 o è di meno di 3,7? Dipende. Dove la funzione è commessa, la formula di Cavalieri-Simpson vi dà un'approssimazione per eccesso. Dove è congruo vi dà un'approssimazione per difetto. Bisogna vedere se prevalgono le zone, diciamo, gli errori delle zone dove la funzione è commessa oppure gli errori delle zone dove la funzione è congrua. In realtà, dando un'occhiata alla funzione, diciamo, uno se ne può pure rendere conto, quindi può anche fare un minimo di controllo. Però, diciamo, lo scopo del calcolatore non è quello di darvi dei bound sicuri, cioè un valore sicuro che sta al di sotto dell'integrale e un valore sicuro che sta al di sopra dell'integrale. Lo scopo del calcolatore è cercare di approssimare in modo più efficiente, almeno di come viene, per come viene programmato. Vedremo però che se non viene programmato bene possiamo avere dei diciamo fallimenti epocali. Per esempio il calcolatore vi può dire che un certo integrale diverge e invece magari l'integrale fa un numero anche relativamente basso. Ok? Mi è capitato nel compito di analisi 1, dovevo calcolare, poi lo vedremo quando faremo gli integrali in prova. Per fortuna mi sono fidato di quello che ho fatto a mano e non di quello che aveva fatto.
in realtà l'errore era, non era che era del calcolatore, l'errore era mio, però era un errore piuttosto naturale, poi lo vedremo quando sarà il momento. E vabbè, quindi diciamo una via per approssimare l'integrale dal punto di vista numerico c'è, va usata con una certa prudenza, però ricordatevi che c'è questa via, quindi uno può dire in molti casi, se voi prendete dei moderni programmi di diciamo anche matematica, Maple, Derive, hanno quasi tutti, diciamo, se avete un integrale, avete impostato un integrale, se chiedete loro la risposta esatta, ci sono dei casi in cui il programma non risponde. Se gli chiedete invece approssima, gli chiedete anche alla decima decimale oppure all'ottava cifra decimale, quello vi risponde, perché è concettualmente diverso dare la risposta esatta quando fa questo integrale, cioè qual è il valore esatto di quell'area, con il valore, con un valore approssimato. Un valore approssimato, se il programma è fatto bene, vi chiede che livello di approssimazione desiderate e poi mette in piano un algoritmo per cercare di ottenere quel livello di approssimazione. Naturalmente un buon matematico può mettere in crisi qualunque tipo di programma, sia Derive, sia Maple, sia Derive, sia matematica. Se sai come funziona quell'algoritmo, sai anche quando quell'algoritmo non si può applicare, quindi si può mettere in crisi, fermo restando che, diciamo, se il programma è fatto bene, diciamo, molto spesso quello che dice è corretto. Ok, quindi vediamo invece adesso un esempio. Quindi noi non possiamo sperare di usare la definizione sempre, perché noi non siamo un calcolatore, e quindi anche se volessimo ottenere un valore approssimato senza pretendere poi di fare il limite o l'estremo superiore per ottenere il valore esatto, comunque dovremmo fare una marea di calcoli che è improponibile. Già nei due esempi ci abbiamo messo un'ora per fare due esempi, quindi per fare un integrale che diciamo qualunque studente o scientifico vi fa in 5 secondi, però quindi per una funzione seria, insomma un po' più complicata, metteremo ore, sprecheremo ore per senza limite. Però non sono ore sprecate, perché ripeto, verrà il momento quando tu sai fare tanto di un conto tranne un pezzetto, quel pezzetto te lo devi stimare. Molto spesso ti serve una stima anche grossolana, e magari se ti ricordi le definizioni te lo stimi dall'alto, lo stimi dal basso e sai quando più o meno deve venire. Quindi oppure controlli quello, il conto che ha fatto il calcolatore, che hai fatto tu. Vediamo quindi invece un esempio di una funzione che non è integrabile secondo te. L'esempio classico è quello della funzione di Dirichlet. Allora, la funzione vale 1 se x appartiene a q intersecato 0, 1. 0, anzi per comodità mettiamo 1. Quindi la mia funzione vale 1 solo sui punti razionali dell'intervallo 0, 1, vale 0 su tutti gli altri punti di f. Quindi il problema è come fare il grafico di questa funzione, non è per nulla facile, anzi possiamo anche dire tranquillamente, senza tema di smentite, che è impossibile disegnare il grafico di questa funzione. Per quale motivo? Se io voglio disegnare il grafico di questa funzione, beh, è chiaro che solo tra 0 e 1 la mia funzione ha dei valori diversi da 0. Allora io per, diciamo, faccio una specie
di linea tratteggiata, ma non è così. Non è così perché? Beh, noi sappiamo che i razionali sono densi nei numeri reali. Cioè, se io prendo un intervallino, questo intervallino, l'abbiamo dimostrato al suo tempo, contiene sia razionali che irrazionali. Quindi, in ogni intervallino tra 0 e 1 ci sono dei punti razionali, quindi ci sono dei punti dove io devo segnare il valore 1, ma ci sono anche dei punti dove devo segnare il valore 0. Allora, tutti questi valori nel grafico non si saldano perché i punti sono distinti, però guardare, siccome in ogni intervallino ci sono infiniti punti razionali, infiniti punti irrazionali, come faccio a disegnare qualcosa che non sia una linea continua? Disegno qualcosa che faccio vedere che non è una linea continua, però come comunque io faccia il disegno, sbaglio. Chiaro? Ok. Cerchiamo però di capire quale può essere una funzione che approssima la fi da sotto, la f da sotto. Se fi è scalino, fi minore uguale di f, beh, è chiaro che fi è minore uguale di 0. Per quale motivo? Beh, qua la funzione vale 0, la f vale 0, quindi fi vale 0 da sotto, è un'approssimazione ottimale. Andiamo a vedere invece tra 0 e 1. Prendiamo un intervallino, qualunque esso sia tra 0 e 1. Una funzione a scalino su un intervallino deve essere costante. Ma in questo intervallino ci sono sicuramente dei punti irrazionali. Allora la f su quei punti vale 0, allora la f per stare sotto, qualunque sia l'intervallino, deve valere 0. Chiaro il ragionamento? Allora, supponiamo che fi sia la somma, facciamo una suddivisione dell'intervallo 0,1, stavolta non una suddivisione come prima, una suddivisione generica. Ok? X con 0 minore di x con 1 minore di x con 2, eccetera, eccetera. Allora, come è fatta la fi da sotto? La fi è fatta somma per i che va da 1 a n di lambda i, funzione caratteristica di x con i meno 1, x con i. Ecco, questo, quello che dico, allora prendete questo intervallino di esimo, qua c'è x con i meno 1 e qua c'è x con i. Su questo intervallino la f ha sia dei valori che valgono 0 sia dei valori che valgono 1 al quadrato. Allora la fi per stare sotto quando può valere? La fi, la f non è costante, vale 0 sugli razionali e 1 sui razionali, ma la fi sì, perché è a scalino. Allora su questo intervallino può valere un mezzo? No, perché se no sarebbe più grande la f sugli irrazio, quindi non può assumere un valore maggiore di 0. L'unico valore che va bene è da 0 in giù. Gli unici valori che vanno bene sono da 0 in giù. Allora il valore più alto che può minorare la f è 0, faccio la somma di 0 e la funzione viene 0. Ragionando allo stesso modo, se io prendo una funzione psi a scalino più grande della f, come deve essere fatta psi? Come deve essere fatta psi? Stavolta se qua ci metto psi e voglio che la funzione sia più grande della f, beh, stavolta devo stare al di sopra di f. La f qui c'è dei punti dove vale 0 e dei punti dove vale 1, quindi qual è la costante migliore che posso prendere? Posso prendere un mezzo? No, perché se scendo sotto a 1 non è maggiore della f, è 1. E questo però lo devo fare dove? Solo su questi intervallini, cioè sugli intervallini che mi spacchettano l'intervallo 0,1. Quindi alla fine qua mi viene la funzione caratteristica di 0. Quindi adesso se vado a fare l'estremo superiore dell'integrale delle funzioni fi tale che fi a scalino e fi è minore uguale di f, quanto viene?
questo è il sistema superiore dell'integrale delle funzioni a scalino minorante, dai. Ma abbiamo appena visto che se phi a scalino minorante è meno uguale di 0 e l'integrale di 0 fa 0. Chiaro? In realtà questo estremo superiore è un massimo, perché la più grande funzione a scalino minorante della nostra f è la funzione 0. Più della funzione 0 non posso prendere. Dovunque prendo un po' più di 0, le cose vanno male. Adesso invece vado a fare l'estremo inferiore degli integrali delle funzioni a scalino su R. Maggioranti la mia f. Quanto fa? Se una funzione a scalino maggiore alla f, essa è più grande della funzione caratteristica di intervallo 0, 1. Quindi in realtà anche quella estremo inferiore è un minimo, perché questa è la più piccola funzione a scalino più grande della f. Meno di questa non si può fare. E l'integrale di quella funzione quanto fa? 1. Diverso. Quindi da sotto possiamo approssimare la mia funzione con un integrale che al massimo fanno 0. Da sopra possiamo approssimare la funzione con integrali che al minimo fanno 1. Mo l'integrale di f quando volete che faccia? Direbbe un economista. Il matematico dice non fa. L'ingegnere dice boh, fa un mezzo più o meno un mezzo. L'economista dice quando vuole che faccia? Ci mettiamo d'accordo. Dietro compro pagamento. È chiaro? Non coincidono, quindi la funzione non è integrata secondo me. Quindi non tutte le funzioni sono integrabili secondo me. L'anno prossimo vedremo in analisi 3, vedremo il metodo di integrazione di Lebesgue, per cui ci saranno molte più funzioni integrabili. Per esempio, secondo Lebesgue questa funzione, per come l'ho definita io, è integrabilissima, l'integrale fa 0. Il concetto sarà che i numeri irrazionali sono, cioè i numeri irrazionali sono, non contano, però questa è un'altra definizione, è un'altra salsiccia, è un'altra parrocchia, ok? Quindi prima di arrivare a vedere il metodo di integrazione di Lebesgue dovremo fare un po' di problemi. Però il problema verrà, vedremo, anche con le bag verrà solo spostato perché anche con le bag ci saranno funzioni che non saranno integrabili secondo le bag. Quindi dovete entrare nell'idea, nell'ordine di idee, che non necessariamente un pezzo di piano ha un'area. Io prendo, disegno un pezzo di piano e questo pezzo di piano non necessariamente deve avere per forza un'area. È vero? Allora, la cosa dipende in qualche modo dalle definizioni matematiche, perché vi sfido, ve l'ho detto già all'inizio dell'anno, se io prendo un intervallo, vi sfido a fornirmi da una retta a ritagliare un intervallo che sia senza gli estremi, con l'estremo di sinistra sì e quello di destra no, cioè come faccio? È una stazione puramente matematica. Io prendo un intervallo, prendo l'estremo di sinistra. Se dovessi diciamo immaginare questo intervallo con un insieme di punti e descrivere punti materiali, diciamo, come direbbe un fisico, e dovessi descrivere una procedura per prendere l'estremo di sinistra sì e l'estremo di destra no, sarei in grossa difficoltà da un punto di vista fisico, perché nel mondo fisico la realtà è discreta, no? Allora, comunque però per quello che vale, considerate che c'è un famoso paradosso, e non è roba di mo, è roba del 1928, quindi stiamo parlando di 85 anni fa. Questo paradosso si chiama paradosso di Banach-Tarski. Si può fare a partire, se ricordo bene, a partire dalla dimensione 3.
quindi nel piano non si può fare. Però questo paradosso dice che io prendo una sfera, la suddivido in 6 insiemi. Questi insiemi sono a 2 disgiunti e la loro unione fa tutta la sfera. Quindi non una successione di... no, 6 insiemi, 6, no. Poi sempre, se ricordo bene, applico a questi insiemi un'isometria, cioè li giro, li ruoto e li sposto, li rimetto insieme, cioè rifaccio l'unione. La nuova unione mi viene sempre insieme a 2 disgiunti, quindi non ci sono sovrapposizioni, e la loro unione fa una sfera più grande. No, non una sfera più grande cava, no, una sfera più grande piena. Vi è arrivato il messaggio che questa cosa è paradossale? E diciamo, un matematico che conosco diceva il principio di moltiplicazione dei panettoni. Immaginate come sarebbe bello sotto Natale, c'è un panettone, faccio 6 fette, riassemblo le fette e viene un panettone più grande, ne mangio un pezzo e quindi c'ho sempre un panettone per ricominciare il gioco. Il problema è come questi 6 sottoinsiemi della sfera sono stati definiti. Per definire questi 6 sottoinsiemi della sfera io devo usare un assioma matematico che si chiama assioma della scelta. È un assioma che funziona, cioè nel senso che tutta la matematica è stata costruita, qualche matematico lo rifiuta, non è che tutti lo accettano, però diciamo tutta la matematica moderna è stata costruita sulla base di questo assioma e non ci sono però nessun tipo di contraddizione. L'unica cosa che comporta nel caso di specie sarà, quando ci arriveremo, che dovremo dire attenzione che questi 6 insiemi il volume non ce l'hanno, non hanno un volume. Se avessero un volume, certo, io voglio che quando ruoto non è che se io prendo questo telefonino c'ha un volume o un peso, se lo ruoto lo porto di là deve avere un altro volume, un altro peso, no. Oddio, dipende, il peso si può cambiare anche a seconda della gravità, in realtà possono cambiare le caratteristiche fisiche, alcune caratteristiche fisiche, però la massa, se non è, dovrebbe essere sempre quella, se non c'è stata perdita di massa. Quindi quegli oggetti il volume non ce l'hanno, quindi dovete entrare nell'ordine di idee che alcuni oggetti di R3 il volume non ce l'hanno, alcuni pezzi di piano l'area non ce l'hanno, alcune funzioni l'integrale non ce l'hanno, e ripeto, questa funzione non ha l'integrale secondo Riemann perché non si approssima bene dall'alto e dal basso con le funzioni a scalino. Altre funzioni, molte funzioni avranno l'integrale di Lebesgue, non avranno l'integrale di Riemann, ma poi ci saranno anche le funzioni che non sono integrate secondo Riemann. Molte cose si possono fare, ma diciamo, molte cose si possono integrare, ma non tutto si potrà integrare. Ricordatevelo questo, perché prima o poi anche questo servirà. Ma facciamo 5 minuti di pausa.